Ma mi spiegate, cioè, cosa dovrei farci io con questi? No, anche le orecchie, io sono senza parole, ve lo giuro. Benvenuti in un nuovo video. Questo è un video haul di cose che un sito che vi metto nel box informazioni con relativo codice sconto mi ha inviato per farvele vedere, per provarle. E devo dire che alcune cose probabilmente le utilizzerò senza problemi. Altre, non so che farmene, perché cioè mi hanno inviato un gatto, povero amore. Ma ne parliamo fra poco. Questo è appunto un video in collaborazione con Hailey Fashion, spero si pronunci così, che mi ha inviato parecchie cose, ragazzi, una busta intera, io l'ho messi qui dentro, ma erano in un pacco, chiaramente non è questa la busta, non c'entra assolutamente nulla. E questo lo vedremo fra poco. Devo fare una considerazione. Le cose sul sito sono molto carine da vedere e devo dire che la qualità non è per niente male, anzi, però il rapporto qualità-prezzo secondo me è un po' esagerato, nel senso che ci sono dei capi, alcuni capi, che a mio parere non valgono il prezzo che vediamo sul sito, ma è assolutamente un'opinione personale. Altri che invece secondo me li valgono, qui insomma c'è un attimo da guardare, da rendersi conto prima. Io vi parlo di quello che io ho ricevuto. Allora, questa qui è una maglia, ok? Che in realtà, vi metto qui appunto come appariva sul sito, era una di quelle maglie che tra l'altro si usano tantissimo perché sono incrociate, tipo scaldacuore, no? Come quello delle ballerine, però tipo maglioncino. Ecco, no, perché se io non lo metto all'interno dei pantaloni e non lo sbluso io come capo, come maglioncino, non dà quell'effetto assolutamente. Secondo me per rendere in quel modo la maglia doveva esserci una lacciatura incrociata che magari si andava a stringere sul retro. Ma non così, questa è praticamente una maglia lunga, incrociata molto bene. Quindi questo è il primo capo, andiamo avanti. Vi faccio vedere invece delle cose che mi sono piaciute tantissimo, ottima qualità. Uno è questo cardigan, io sfrutterò da morire questo cardigan, ragazzi, perché è un cardigan, lungo con i bottoni. La qualità del tessuto è molto buona, è bello caldo davvero, non ha difetti, imperfezioni, niente, ha le trecce, è veramente carino da mettere anche sopra un vestitino, lunghetto. Ma non troppo, si può indossare sia chiuso che aperto, insomma, e anche in quest'altro colore, quindi uguale identico, uguale, perfettamente uguale, solo nell'altro colore. Non lo so, penso che utilizzerò molto di più questo. Voi sapete che sono molto casual, ma anche molto semplice nelle colorazioni, non indosso fucsia, gialli, forse ho pure qualcosa, ma di solito i miei colori sono sempre molto neutri. Ok, poi c'è questo, che doveva essere cioè è un vestito tipo però felpa lunga, maglioncino lungo, ok? È grigio chiaro e ha i bottoni qui sulle spalle, ve lo faccio vedere indossato, è molto molto largo, morbido, scende morbido, vi devo dire la verità, indossato non mi piace, non lo metterò, non mi fa impazzire, non ho detto che è un brutto capo, non è particolarmente caldo come tessuto, è invernale chiaramente, ma all'interno non è felpato né altro, però non posso dire niente di particolare se non questo. Questa è una praticamente camicia a scacchino, tartan, può essere indossata come un vestitino, come camicia una lunga aperta. Ovviamente io vi direi di indossarla come vestitino, perché appunto si può anche sblusare in vita con una cintura. Magari messa così tutta dritta vi toglie un po' di forma, poi posso dire non vi delinea bene, dipende dai vostri gusti, magari a voi piace così, proprio larga 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 con degli anfibi sotto, i bottoni sono a clip, la qualità non è male, è un tessuto caldo, non è freddo. Poi arriviamo alle cose che mi sono forse piaciute di più di tutte, sono le più carine, ossia calzini, erano inviati 3 paia diversi con 3 stampe diverse. E sono natalizi, adoro follemente. Questa stampa qui, i fiocchi di neve su, fatta in questo modo, mi piacciono moltissimo. Quest'altra qui, gli alberelli di Natale, c'è anche del rosa oltre al grigio, anche queste mi piacciono, guardate come sono carini, oh non vedo l'ora di indossarli, li amo, tra l'altro un bel cotone, mi piacciono. E infine, forse i miei preferiti. E quindi io credo che altro che vestitini e cose così, io con i calzini con Babbo Natale e on the nice list, ossia sono sulla lista dei buoni, quindi fatemi regali assolutamente fantastici. Ah, poi c'era un'altra cosa che ho messo lì. Ho ricevuto 2 di questi, che sono dei mega cappelloni di Natale, che ovviamente non vengono usati come cappelli di Natale. Io all'inizio pensavo fossero dei sacchi, no? Quelli in cui mettere i regali, però ho detto, vabbè, però sono piccolini come sacchi, cioè alla fine
si mettono comunque dei pacchi piccoli. Voi pensate, anche un pacchetto piccolo così, cioè già prende quasi metà del sacchetto, quindi non potevano essere questi. No, ho capito dopo, sono dei coprisedie, cioè si mettono sulla sedia per ricoprire lo schienale, no? E quindi praticamente lo schienale della sedia rimane così con il pompon dietro. È carinissimo! Solo che io non l'ho usati così, l'ho messi sullo specchio perché non mi piacevano sulle sedie. Poi me ne hanno mandati soltanto due, io invece in un tavolo normale, anche solo piccolo, ce ne sono quattro, quindi che faccio? Due sì e altre due no. Poi immaginate un tavolo da sei, come faccio? Quindi molto carina come idea, sono anche carini come fattura. E arriviamo a quello che io ho detto, cioè me lo sono sempre chiesta perché è un trend di quest'anno, questi pigiami o comunque tutine, tute per stare in casa, che sono molto caldi, proprio in tessuti tipo velluto, pile, morbidi, bellissimi, che però hanno queste felpone calde e avvolgenti su e i pantaloncini sotto, che io mi chiedo, ma con quale senso, no? Voi fate queste cose per fare le foto su Instagram, perché sennò non ha senso, capite? Cioè, che tu mi invii, voglio dire, ho visto la felpina, mi è piaciuta, infatti questa la sfrutterò, perché tutta in pile, morbidosa, va bene, anche le tasche, no, non ce le ha, me lo sono inventato adesso, con il cappuccio, vedete, con le orecchiette su, ma quanto è carino, se non fosse che è grigio topo, però ci posso passare sopra. Poi ho detto, bah, non è grigio topo, è grigio gatto, perché ho visto i pantaloncini, che voglio dire, con meno 20 gradi fuori, no? Immaginate una giornata di gennaio, pieno, fa freddissimo, è quello che volete, la felpa caldissima, e poi sotto questi pantaloncini, che quando li devo mettere, no, spiegatemelo, nello stesso tessuto, sempre pile, con le orecchiette qui sul davanti, non capisco il senso, quindi vuol dire che questa è la parte anteriore, no? Quindi io qui ho la pancia, qui ho la Rossana, qui ho le orecchie. Quindi praticamente la mia micia ha le orecchie, è quello il senso. E dietro, giusto per non lasciare fraintendimenti, c'è scritto miau e i baffi del gatto sul mio culo. Ma sarebbe anche carino, ok, se fosse magari un pigiama intero, una tutona, quello che volete, ma in una felpa, con un pantaloncino. Non lo utilizzerò mai. Quando lo voglio usare? D'agosto? Perché sono pantaloncini, con il caldo allucinante perché sono in pile. Fatto sa che sono grigio topo, anzi grigio gatto, o forse grigio gatto che ha appena catturato un topo, non lo so. O forse questi non sono baffi di gatto, ma sono baffi di topo e per renderla più carina hanno scritto miau, non lo so. Mi sto facendo dei film, dovrei fermarmi. Fatto sta che la felpa la utilizzerò tantissimo perché è bella, morbida. Poi c'è il cappuccio con le orecchie. Io tipo che vado in giro come Tutankhamon, come vi ho detto nello scorso video, solo che sono piena di coperte e cose. Adesso avrò anche il cappuccio, ma questi, ciao. Molto bene ragazzi, allora che dirvi? Il sito in generale è un buon sito. Mi sono divertita a provare delle cose. E ha dei capi che davvero sono di ottima qualità, come questi cardigan, davvero mi sono piaciuti tantissimo. Credo che invece altri pezzi siano sopravvalutati, costino un po' troppo, e sono cose che potremmo trovare anche da altre parti a minor prezzo, parlando di rapporto qualità-prezzo intendo chiaramente. E niente, io comunque ho, nel caso voleste provare, un codice sconto per voi del 20% se non sbaglio, se lo inserite alla cassa quando farete shopping su questo sito, ve lo metto nel box informazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video, sarà un altro in segreto. Grazie per chi ha preso il mio libro, per chi lo prenderà per Natale, molti l'hanno acquistato per fare dei regali sia a se stessi che agli altri, molti l'hanno preso semplicemente per leggerlo, che è la cosa che mi preme di più, anche perché credo che all'interno ci siano, c'è praticamente tutto quello che io penso sull'amore, e non parlo dell'amore per forza, ah amore mio Jack sto volando, no, parlo anche di relazioni, storie, vita reale e soprattutto nessun moralismo, ma realtà nuda e cruda. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui. Stavolta non dico ciao. Miau.